In cronaca di Arezzo, oggi campeggia la foto degli avanzi di Balera con un titolo "Parla come mangi, il dialetto dimenticato". Ovviamente è il gruppo che parla più, cioè credo che sia l'unico gruppo di cabaret che si esprime in vernacolo aretino, e si paventa l'opportunità, la paura che prima o poi l'aretino vada a scomparire, e portano alcuni detti tipo "sei una calia", che starebbe a significare una persona particolarmente noiosa, eppure "eppu", cioè per dire dopo, "eppu". Ma ci sono tanti detti aretini, ma ci sono tanti aretini che forse non se li ricordano, e noi andiamo a vedere se è vero il motivo di preoccupazione per questa estinzione, oppure se l'aretino si ricorda l'aretino. Qui è in disuso l'aretino, vedi, lo dicono anche gli avanzi Balera, per dire se sei una calia, che vuol dire? Quando mi sono, sei una calia. Io sono da Castello, sono mio d'Arezzo. Di dove sei? Io ero di Castello. Di un castellano? Certo. Dio, ma sei un infiltrato! Va via! Non te fermi, non te fermi di che sei di Castello! Infiltrato! Sembra che il dialetto aretino vada scomparendo. Male. C'è questa... Male. Allora, lei da dove viene? Da Napoli. E perché dice male, scusi? Perché male, perché io sono 51 anni, sono più, che abita più aretini qua? Che lui. Ma lei lo dice "alò" per dire "andiamo"? No, a dir la verità. Vero, si dice "alò". Se dicono "alò", Edechetinta è un rafforzativo di quello che uno dice. Bravo. Lo usa lei? Certo. Con chi lo usa maggiormente? Con la mia moglie. Con la tutti. Moglie. Ti do una labbrata. Edechetinta. Do una labbrata su... È vero. Mezzo, se dice così. Lei c'ha un detto aretino che gli sovviene? Ma ora no. Per esempio, bellissimo è usolare, per dire vado a mettere, per mettere il naso, no? Lei è napoletano, si vede da come fuma. No, il napoletano fuma un po' a bosse. Allora, lei di aretino conosce qualche detto? Quando passa una bella ragazza, per esempio, un napoletano come dice? Quando è buona. Signora, venga qua, hanno detto di lei, eh. Uno ha detto, quella cavallina la se la ribbi volentieri. Ma scherza o fa posto? No. Ma io la cavallina ormai sì, 50 anni fa, ma forse lei ero. Che detto aretino se lo ricordano? Scepu mettere il lesso, perché sì? Vuoi, che vuol dire? È una cosa che ti fa piacere. No, come no. Dire sicuro. Come cioè dire, giuro, mettere, ecco, giura, sì, dica cachechi, dica cachechi. Cachechi, cachechi, lo dico, sì. Poi. Ma lei che altre parole dice? In aretino? Allò. Allò, dove vai? Perché si dice allò? Perché una volta c'erano i francesi. Brava, che era... Perché è un francesismo, sì, che si usava... Una volta. Da allò, perché allò, francesi allò. Con allò. Allò. Aretino, per dire uno che è bello grosso, come dite? Piazzato bene. No. Cicciotto. Tecchio. Tecchio. È il termine tecchio. Tecchio come noi. Esatto, come te, io sono magro. Insomma. Io sono secco come uno te sei tecchio. Per dire a Napoli, la parte sessuale femminile della donna, come la chiamate? Cioè, questo è internazionale. Noi per dire si dice la topa. E noi diciamo la pucciac. A famosa pucciac e sorte, però sentita dire. Infatti, noi invece abbiamo la patacca. La patacca. La capatacca, no? La topa. La topa. La briscia. La briscia. Questo è l'aretino. Ora lei in aretino mi deve dire a me. Allora, ora me ne vado perché mi hai rotto i coglioni. Ecco. A me, su. Ora me ne vado perché mi hai rotto i coglioni. Perché si tratta così di un direttore di una televisione?